Ciao amici, nel nostro viaggetto in Belgio non mi sono certo fatto mancare la visita in alcuni birrifici particolari e ovviamente il relativo assaggio della birra. Oggi ve ne presento due situati a Bruxelles, davvero particolari. Partiamo con il Bruxelles Beer Project. Alle mie spalle troviamo il famoso Bruxelles Beer Project, un progetto che vede la sperimentazione di parecchi tipi di birra diversi in una chiave molto originale e moderna, anche un po' sperimentale. Oggi voglio entrare qui dentro per provare la Babylon. La Babylon è una birra dal gusto amaro di 7 gradi circa, che viene ottenuta facendo rifermentare il pane raffermo. Il concetto di questa birra è quella di riutilizzare il pane raffermo invenduto nei supermercati in modo tale da riutilizzarlo e farlo diventare quindi risorsa, cioè fare diventare risorsa ciò che sarebbe destinato a diventare rifiuto. Questo è il concetto forte di questa birra e per questo motivo andremo ad assaggiarla. Ragazzi, è davvero fantastica, cioè è una bomba questa birra qua. È a 7 gradi, ma non li sentite, va giù come niente, va giù veramente come l'acqua, ha quel retrogusto amaro, ma è bella corposa e è bella saporita, ops, è veramente buona. Un altro birrificio totalmente diverso, ma altrettanto interessante, si chiama Cantillon, andiamo a vederlo. Ci troviamo all'interno del birrificio Cantillon, che è un birrificio famoso qui a Bruxelles, da qualche tempo è anche museo visitabile. Questo birrificio, fondato nel 1900 e a conduzione familiare, ancora oggi prepara la birra con gli stessi metodi che usava agli inizi. Una delle particolarità di questo birrificio è che è uno degli ultimi birrifici ancora che producono la lambic, ovvero una birra di frumento che viene ottenuta ancora con la fermentazione spontanea dei lieviti, quindi con lieviti all'aria. Il risultato è una birra dal sapore secco, con un retrogusto acidulo e praticamente sgasata. Dalla lambic viene poi ottenuta la Goose, che è praticamente una birra più dal sapore più vinoso, che viene ottenuta mischiando le lambic più giovani con quelle più vecchie e facendo completare il processo di rifermentazione della birra all'interno delle bottiglie. E questa è quella che adesso andremo ad assaggiare. Ed ecco qui il bicchiere di Cantillon. Questa birra, la vedete, è un po' sporchina, un po' non è perfettamente limpida e ha questo retrogusto molto molto acido, molto molto vinoso, molto acido. È una birra abbastanza importante, non la si beve così facilmente, insomma. A chi non piacciono le birre acide non è consigliata, però qui fanno anche la Creek, che è quella tipologia di birra che viene tagliata con la ciliegia, cioè ovviamente è una birra alla ciliegia fondamentalmente, e qui la trovate, quindi eventualmente chi non volesse assaggiare questo tipo di birra ha l'alternativa. Si conclude qui la prima parte di questi nuovi video a tema birra in Belgio. Spero che vi sia piaciuto e se volete commentare con qualche vostra esperienza o qualche chicca in più che io non ho avuto modo di dire o sapere, fatelo qui sotto oppure nei nostri social. Io vi aspetto alla prossima birra. Prosit!